Logica dei numeri primi. Buongiorno a tutti. Con questo video vorrei provare a dimostrare con che ritmo e regolarità esistono i numeri primi. Riassunto del metodo basato sul minimo comune multiplo. Per osservare questo metodo non devo utilizzare i numeri considerati per ricavare il minimo comune multiplo e la tabellina di ogni singolo numero di questi fino a minimo comune multiplo. Esempio, cioè quindi minimo comune multiplo di 2 e 3 è 6. Quindi per utilizzare il metodo non devo utilizzare il 2 e il 3 e le tabelline di questi due numeri fino al raggiungimento del 6. Quindi mi resta solo l'1 e il 5 su questo esempio. Questi valori ricavati mi creano dei dati utilizzabili per ricavare possibili numeri primi e per individuare quando un numero è sicuramente divisibile. Allora, questo era l'esempio col minimo comune multiplo di 2 e 3, che è 6. Qua ho fatto degli altri esempi. Allora, minimo comune multiplo di 2, 3, 4 è 12. Quindi utilizzo i numeri da 1 a 12 senza il 2, il 3 e il 4 e le tabelline di questi. Mi restano l'1, il 5, il 7 e l'11, fino al 12. Lo stesso ragionamento sul minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6, che sarebbe 60. Mi restano solo questi numeri qua, per poi in futuro andare ad analizzare numeri di valore superiore a 60, da non confondere con questi numeri qui sotto, che questi numeri qui sotto sono i numeri primi, da 1 a 60. E sono, vediamo, un po' diversi, cioè vediamo che c'è il 2, il 3 e il 5, che io però non devo andare a utilizzare sul mio metodo. Qui sotto non c'è il 49, che io invece sul mio metodo devo andare a utilizzare. Allora, faccio un po' di esempi pratici di come poter utilizzare questo metodo. Utilizzo, a seconda del grado di precisione che voglio ottenere, un minimo comune multiplo più grande possibile. Qui sopra ho fatto solo questi tre esempi, ma potrei farli anche molto più grandi. Per verificare un numero maggiore di 60, utilizzo quest'ultimo esempio. Cioè adesso voglio provare ad andare a utilizzare questo esempio qua, per provare ad andare a verificare un numero. Allora, qui ho scritto un numero casuale, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 3, 6, 7. Allora, voglio utilizzare i 60, quindi tiro fuori il multiple di 60 più grande che riesco e trovo questo numero qua. Aggiungo semplicemente degli zeri e vado a sottrarre al numero che io voglio andare a vedere questo valore qua, questo 6, 0, 0, 0, 0, 0 e via così. Evolvo l'operazione, eseguo l'operazione, sempre di più, fino a che raggiungo un numero che è 107 meno 60, mi risulta 47. Quindi 47, vado a vedere qui sopra, vedo che c'è su questo mio, su questa mia sequenza di numeri che ho scritto prima, quindi so che questo numero qui sopra è un possibile numero primo, perché ce l'ho qui sopra, quindi so che può essere dentro questi numeri qui. Faccio un altro esempio, che è lo stesso numero che finisce con 5, evolvo l'operazione, eseguo l'operazione, mi risulta 45. 45 vedo che qui sopra non c'è, quindi so di per certo che non è un possibile numero primo, perché sono solo su queste posizioni qua che il numero mi dà la possibilità di essere un numero primo. Quindi questo numero qui sopra, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 3, 6, 5, so di per certo che non è un numero primo. Faccio un altro esempio, finisco con i numeri, stesso numero però con il 63 al posto del 65, faccio l'operazione, mi risulta un 43, quindi è un possibile numero primo, perché il 43 è qui, quindi so che questo numero ho la possibilità che sia primo. Questo numero qua l'ho già scremato, so già che non ho la possibilità che sia primo, senza fare ulteriori calcoli, cioè provare a fare questo numero diviso 2, diviso 3, diviso 4, diviso 5, come attualmente si fa per vedere se è un numero primo. Un altro esempio, al posto di 63 finisce con 53, lo stesso numero, quindi è 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 3, 5, 3, eseguo l'operazione, mi risulta 33, il 33 non c'è qui, quindi non è di sicuro un numero primo. Ok, qua ho fatto un po' di esempi, adesso voglio andare a spiegare un'altra cosa. Esempio per generare un possibile numero primo.
Per generare invece un possibile numero primo, eseguo il minimo comune multiplo più grande possibile. Ho anche la possibilità di moltiplicarlo per un numero n e aggiungo e sottraggo e o sottraggo 1 al risultato per avere una buona probabilità di generarne uno. E sugli altri video spiego il perché di questa cosa, di questo ragionamento qua. È molto banale come metodo, ma abbastanza funzionale. Negli altri video spiego il perché posso utilizzare anche gli altri numeri generati nel pattern del minimo comune multiplo oltre a 1. Ma 1 è una costante di tutti i pattern, quindi posso sempre utilizzarlo. Faccio un po' di esempi. Allora, minimo comune multiplo da 2 a 31 è questo numero qua. Aggiungo 1, il numero che ne esce è questo qui, 7, 2, 2, 0, 1, 7, 7, 6, 4, 4, 6, 8, 0, 1. E questo numero io dico che è un possibile numero primo. Lo stesso lo faccio dal 2 al minimo comune multiplo dal 2 al 47, mi risulta questo numero qua, aggiungo 1, quindi mi risulta 4, 4, 2, 7, 2, 0, 6, 4, 3, 4, 6, 3, 7, 1, 3, 8, 1, 5, 2, 0, 1 e questo è un altro numero possibile numero primo. Vedo che sto cominciando a lavorare su cifre abbastanza alte. Adesso proviamo più alto ancora, ma potrei andare avanti all'infinito, basta fare il calcolo per trovare il minimo comune multiplo. Adesso questo qua è dal 2 all'89, mi risulta questo numero qua. Questo è un altro numero che secondo me è un possibile numero primo. 7, 1, 8, 7, 6, 6, 7, 5, 4, 9, 4, 5, 4, 8, 9, 4, 5, 5, 3, 0, 4, 4, 7, 2, 2, 5, 7, 0, 6, 5, 0, 7, 5, 2, 9, 4, 4, 0, 1. È un altro possibile numero primo. Questi numeri non sono numeri primi certi, ma hanno molta probabilità di esserlo. Lascio a voi verificarli, cioè provate voi a verificarli anche con altri metodi se questi numeri sono primi. Anche trovarne uno solo tra questi che fosse un numero primo sarebbe un buon risultato perché non è semplice trovarli. Nei video precedenti spiego meglio il metodo e i particolari del perché lo reputo valido, cioè perché questo metodo nella sua semplicità è molto valido. Non abbiate paura di commentare se pensate che il metodo sia sbagliato. Avendo creato io il metodo, ho bisogno di capire le imperfezioni o gli errori se ci sono, e soprattutto l'utilità che potrebbe avere in qualche ambito. Allora, ho creato il video perché continuo a vedere ovunque, dove cerco, che i numeri primi sono disposti in modo completamente casuale. Invece io vedo logica nella loro distribuzione. Perché hanno possibilità di esistere solo su determinate posizioni, a seconda del punto di riferimento che vogliamo osservarli. E questi punti di riferimento sono ben definiti, i minimo comune multipli. Grazie per aver visualizzato il video, se volete particolari in più dovete vedere appunto i video precedenti. Grazie ancora.